che emergono insomma su vari argomenti, diversi punti di vista che sono anche oggetto del dibattito degli ultimi anni, di cui alcuni di livello anche molto più generale rispetto a questioni più specifiche, come ovviamente le considerazioni sul tipo di modello di sviluppo. Detto ciò, andiamo avanti e quindi io darei adesso la parola appunto a Maria Grazia Mammucini di Federbio per le sue considerazioni. Prego. Sì, naturalmente anch'io inizio subito dai ringraziamenti, perché veramente questo lavoro che ci si presenta a ISPRA è un grande lavoro. Un ringraziamento a Pietro Paris, che ha condotto un gruppo, e a tutti quelli che ci hanno lavorato, perché 20 anni di investimento oggi ci porta a un sistema molto avanzato di monitoraggio del territorio, che credo sia fondamentale utilizzare al meglio, non solo per rafforzare il sistema di monitoraggio, che sicuramente è una priorità, ma anche per cambiare le cose. Per cambiare le cose prendendo atto dei problemi che questo monitoraggio ci evidenzia. Allora, io credo che da questo punto di vista i dati parlano molto chiaro. Parlano molto chiaro perché anche di fronte ad una riduzione negli ultimi anni, poi si tratta di vedere da cosa deriva l'aumento dal 2013 al 2015, ma la riduzione delle vendite dei pesticidi porta comunque a un aumento dei pesticidi nelle acque. E questo sia nelle acque superficiali che nelle acque profonde, e questo è sicuramente il miglioramento del lavoro, ma essendo dati percentuali c'è anche un oggettivo aumento che evidentemente alcuni indicatori ci dicono anche è dovuto a un accumulo che nel tempo determina questa situazione. Il caso della atrazina è emblematico, lo dicevamo con Patrizia Gentilini, l'abbiamo messa in cassaforte, cioè l'abbiamo messa nelle acque sotterranee, dove a distanza di 26 anni, se non sbaglio, dal 92, che è vietata, ancora supera i limiti nelle acque sotterranee. Allora, è evidente che da questo punto di vista anche il quadro che ci veniva dato rispetto alle misure messe in atto va rafforzato, perché le misure messe in atto, se hanno portato qualche miglioramento, non sono adeguati ai dati che oggi ci dà questo monitoraggio. Anche per tutta una serie di acquisizioni scientifiche che ora ci ricordava Patrizia Gentilini, ma che emergono sempre di più e che già Paris ci ricordava all'inizio, per il fatto che, essendo meccanismi tesi a sopprimere forme di vita, hanno effetti negativi per tutte le forme di vita, anche a dosi minimali, anche quando non superano i limiti. Allora, se questo è il quadro, io credo che da questo punto di vista dobbiamo agire subito. Bisogna agire subito con misure chiare e concrete. Secondo me la prima è quella che già ricordava sia Zampetti che Ferroni che Patrizia, cioè cambiare modello agricolo. Cambiare modello agricolo, perché il dato della pianura padano-veneta, che ci porta i dati peggiori, sicuramente è dovuto a un maggior monitoraggio. Questo non c'è il minimo dubbio. È un lavoro fatto bene e quindi evidenzia i problemi. Ma è anche perché siamo nel luogo dell'agricoltura più intensiva d'Italia. Ed è evidente che quell'agricoltura intensiva ha prodotto dei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Allora, il punto, secondo me, è anche prendere atto delle alternative che ci sono già. Io credo che questo sia un punto importante, perché io ho seguito un po' anche i punti che ci aveva dato Marchesi nella sua, e dice: ma il biologico può essere davvero elemento di competitività sui mercati per chi produce e fa impresa nel settore agricolo? Cioè, io credo che la cosa incredibile qui è che quello che inquina di meno e che non usa chimica di sintesi è quello che dà più reddito agli agricoltori. Non è che lo dico io, lo dice BioReport. Dà più reddito agli agricoltori, dà più lavoro, perché c'è un costo maggiore dovuto al maggior lavoro, e infine dà anche più competitività, perché non mi piace questa parola, perché nelle scelte dei cittadini
non c'è un fatto di competitività economica, c'è ormai la richiesta di un altro stile di vita. E la scelta sul cibo è una di quelle emblematiche, quindi la domanda dei cittadini non esprime il livello di competitività, esprime anche il livello di cambiamento che i cittadini vogliono. Però usiamo il termine competitività. Cioè io da questo punto di vista un esempio molto... Le misure sostenute dal piano di sviluppo rurale, la misura 10 non è solo agricoltura integrata, c'è anche l'agricoltura conservativa, ci sono tutte quelle le agroclimatiche e ambientali, però è evidente che è sostenuta più del biologico, perché ha il 12,70 delle risorse dei PSR, e mentre il biologico, la misura 11, ha il 9,1%, quindi è più sostenuto l'altro e meno il biologico. Allora, l'informatore agrario al convegno PAN a Firenze ci ha dato il quadro di 800.000 ettari di produzione integrata. Questa produzione integrata rispetto agli investimenti è chiaro che vive sugli interventi pubblici. L'agricoltura biologica siamo a 1.800.000 ettari con meno investimenti pubblici. Quindi è chiaro che questo è il sistema più competitivo, anche se vogliamo usare, perché oggi il sistema italiano deve unire alle scelte giuste che ha fatto, cioè dei prodotti del territorio, del chilometro zero, deve unire l'eliminazione dei pesticidi, perché in questo modo sarà una filiera italiana agricola e un approvvigionamento dei mercati locali, perché le due cose si reggono e si sostengono, che dà forza all'agricoltura e dà forza a un diverso modello agricolo. Allora, noi bisogna, come dire, sostenere gli agricoltori in questo cambiamento, però dando delle priorità chiare. Allora, io le indico brevissimamente, c'ho ancora penso un minuto e mezzo, uno è la modifica al PAN. Si è attivato un percorso, non c'è stato nella fase di prima approvazione, però negli ultimi tempi c'è un lavoro col Ministero dell'Ambiente, col Ministero dell'Agricoltura, anche rispetto al mondo del biologico, insieme alle forze ambientaliste, sulle questioni del PAN. E qui un punto chiaro è passare dagli indirizzi generali a norme e limiti concreti e vincolanti, perché oltre alla priorità al biologico, che deve aiutare a sostenere il cambiamento anche in rapporto con il resto dell'agricoltura, bisogna far percepire anche agli agricoltori, non con metodi negativi, ma con il sostegno di chi chiede di cambiare, che loro stanno usando prodotti inquinanti e che le distanze di sicurezza dai luoghi abitati e dalle produzioni biologiche le devono rispettare loro, perché in questo modo capiscono che quel prodotto, i primi a essere danneggiati sono anche loro, non solo i loro campi, ma la loro salute e delle loro famiglie. Allora, distanze di sicurezza dalle zone frequentate dalle popolazioni e dalle coltivazioni biologiche, che sono sempre a rischio contaminazione. E applicare il principio che chi inquina paga. L'altra cosa, scelta chiara nei PSR. Bisogna dare più forza a tutte le misure che non usano pesticidi. La misura 10 ha più risorse della misura 11, ma nella misura 10 quasi tutte le misure fanno uso di glifosato. L'agricoltura conservativa, il glifosato è consentito. L'agricoltura integrata, il glifosato è consentito, ma quei dati che ci dà l'ISPRA li vogliamo utilizzare o no? Allora, anche io capisco gli agricoltori nell'uso dei prodotti della difesa, perché tante volte è difficile difendere il proprio vigneto, difendere il proprio frutteto, ma eliminare i diserbanti si potrebbe fare subito, perché ci sono pratiche alternative che consentono il controllo delle erbe. Allora, togliamo almeno tutti i diserbanti dai contributi pubblici, perché l'esempio dell'atrazina, che ora verrà ripetuto dal glifosato, ci dice che quelli sono quelli che inquinano più di tutte le acque. Allora, diamo aiuto agli agricoltori mantenendo altre pratiche, ma queste almeno togliamole subito. Infine, il futuro della PAC. Il futuro della PAC, secondo me, difendiamo la PAC, io condivido completamente quello che diceva Franco Ferroni, se la cambiamo e se diamo forza a misure che aiutano l'ambiente e la salute dei cittadini e non continuando a dare soldi senza chiedere cambiamento rispetto ai dati scientifici che oggi abbiamo di fronte. Grazie. Grazie Federbio.